Un ragazzino di 13 anni ha perso la vita in un campo nomadi ad Asti per quello che si pensava allo scoppio di un petardo. È arrivato in ospedale in arresto cardiaco e adesso si indaga perché ad ucciderlo potrebbe essere stato un colpo d'arma da fuoco. A Napoli una donna ferita alla testa da un proiettile, in tutto sono qualche decina i feriti per i botti della notte di San Silvestro, mai così pochi. 79 feriti in tutta Italia, un bilancio poco più lieve rispetto a un anno fa. Strade e piazze delle città nella notte di Capodanno sono rimaste deserte per la zona rossa del lockdown. 229 gli interventi dei vigili del fuoco contro i quasi 700 dell'anno scorso. Forze dell'ordine in strada per far rispettare il coprifuoco, che resterà in vigore fino al 3 gennaio. 8 i feriti tra Napoli e provincia, l'anno scorso erano stati 48. Tra i casi segnalati c'è quello della donna di Mugnano, che poco dopo mezzanotte si era affacciata al balcone dove è stata raggiunta da un proiettile vagante che l'ha colpita alla testa. È ricoverato all'ospedale Cardarelli, non sarebbe in pericolo di vita. In Irpinia, a Solofra, c'è un ragazzo di 16 anni che rischia di perdere la mano e l'occhio destro dopo essere stato investito dall'esplosione di un petardo difettoso maneggiato in modo improprio. A Salerno un giovane è stato raggiunto a una gamba dalla scheggia di un petardo, mentre a Scafati una donna che si trovava sul balcone è rimasta ustionata al collo e a una mano a causa di una scintilla che ha raggiunto la sciarpa che indossava, che ha preso fuoco. In Sicilia, nel Ragusano, un giovane è stato soccorso e portato in ospedale dagli agenti della polizia municipale. Lanciava petardi in strada dalla macchina di un amico quando uno di questi è caduto all'interno dell'abitacolo, innescando un'esplosione a catena. Dopo la notte appena trascorsa si registra solo qualche ferito lieve con ustioni non gravi a Roma, mentre i feriti d'arma da fuoco ricoverati questa notte a Milano sono due cittadini albanesi coinvolti in una sparatoria che sembrerebbe un regolamento di conti fra bande rivali.